Blocchi informativi. F attraverso Francesca R a cura di VB Michelle. Per me è ato di ego, certo. A livello evolutivo parliamo. Certo. Altri strumenti non hanno necessità, ma gli viene dato lo stesso il blocco perché si sa, noi sappiamo quando quelle informazioni possono essere importanti da dare. E tenete anche presente un altro aspetto: quando noi entriamo all'interno di uno strumento, una parte di blocchi informativi dentro lo strumento li dobbiamo lasciare per forza. È facile che nelle ore subito dopo che c'è stato un nostro presentarvi e parlare con voi attraverso Strumento, sì. questo canale, questo modo di apparire, rimangano queste informazioni e queste ci servono, come ho detto prima, per allargare delicatamente e dolcemente un canale. Non avviene questo quando siete di fronte a uno strumento, per esempio, dove si presentano solo entità affettive. Sì. Questo non è necessario e sicuramente quasi la totalità. Quasi la totalità, non l'interezza della totalità delle cose che avvengono dopo, sono immaginazioni e creazioni della mente dello strumento in questione.